Sì. Si è alzata l'asticella, si è battuta la Bielorussia 3-1 con qualche problemino nel terzo set e un piccolo incidente a Moki. Sì, Moni ha fatto un momento strano su una difesa e si è bloccata, però è muscolare, quindi credo che sia una cosa risolvibile in poco tempo. Abbiamo fatto due set, il primo secondo me abbiamo fatto molto bene in break point, il secondo bene in cambio palla e speravo di mettere tutti insieme nel terzo, invece nel terzo abbiamo cominciato a avere meno spinta sia in battuta sia in attacco e lì poi sono venuti un pochino di problemi, abbiamo perso tanto ritmo e tanta identità nel fare le nostre cose e la qualità del gioco è calata tanto e anche alla fine siamo usciti più con le individualità che col gioco. Hai alternato le due palleggiatrici, una scelta o un problema di Alessia? Entrambe le cose, nel senso che volevo dare più ritmo alla squadra e stavamo giocando poco coi centrali, ho provato a dare più spinta con cambi e in più Ale ma anche altre non stanno benissimo in questi giorni e quindi un po' la stanchezza dovuta a quello che stiamo affrontando, un po' la scelta tecnica ho deciso di cambiare durante la partita. Domani si chiude il girone con la Croazia, basterebbe un punto per evitare gli ottavi? Ma al di là di quello che basta, cioè dobbiamo guardare a quello che dobbiamo fare noi, abbiamo fatto due set in cui abbiamo fatto una gran fatica a esprimere il nostro gioco e quindi la cosa che vogliamo è riuscire ad alzare l'asticella perché poi sappiamo che arriveranno squadre sempre più forti e noi ci dobbiamo far trovare pronti e quello che stiamo facendo fino adesso non è il nostro livello di gioco. Grazie mille.